Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo, patate locali bianche, rosse e gialle, l'orto del Casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Rivanazzano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. Dipendenti e benessere. In azienda è in arrivo il direttore della felicità. Prende piede infatti una nuova figura studiata per non far scappare i migliori talenti. Il suo compito è curare i lavoratori, interpretarne i bisogni, fare in modo che ognuno di loro sia soddisfatto del posto dove lavora. Ma i cittadini saranno favorevoli o contrari a questa introduzione di questa nuova mansione aziendale? Andiamo a sentire. Sì, sono favorevole che i dipendenti devono essere contenti e nello stesso tempo anche il datore di lavoro deve essere più umano, più umano, lo dicevo. Sì, comunque più umano, più vicino ai bisogni. Più deve capire anche le esigenze dei lavoratori. Quindi se lei dovesse avere un direttore della felicità in un'azienda dove lavora, come se lo aspetterebbe? È abbastanza tollerante. Lei è mai stato dipendente di un'azienda? Sono dipendente, sì. Un dipendente felice? Felice, sì. Se nella sua azienda dovesse arrivare un direttore della felicità, lei lo accoglierebbe con gioia? Sarebbe un giullare, perché in un'azienda un direttore deve guardare che i lavoratori lavorano bene, si trovano a loro agio e nello stesso tempo producono. Quindi diciamo che un direttore che si occupi esclusivamente di quella mansione sarebbe un po' un giullare. Bravo, sarebbe un po'... anche perché poi i dipendenti se ne approfitterebbero. E allora subentro poi un po', come si dice, troppa confidenza, si perde la riverenza. Né favorevole né contrario. Io sono cattolico. No? E la felicità non è di questo mondo, no? Non si può portare la felicità, no? Immettendo in un'azienda una posizione in più. Ma. Lei pensa che i dipendenti di oggi nelle aziende siano più felici o più infelici? Più infelici, perché è stato provato una legge terribile, il Job Act, no? È vero. Vediamo tutte le conseguenze, no? Lo vedi anche tu che mi stai intervistando, molto probabilmente. Lei è mai stato dipendente di un'azienda? Moltissimi anni. Lo è stato felice o infelice? Con un voto scolastico dallo 0 al 10, certe volte 6 più, certe volte 6 e mezzo, certe volte 7, ma non di più di questo. Se avesse avuto un direttore della felicità in azienda, sarebbe riuscito a raggiungere il 10 della felicità? Assolutamente no. Non del tutto, assolutamente no, perché... non vorrei che queste persone poi pisolassero il rischio della situazione, nel senso che se uno poi è controllato 24 ore, le ore di lavoro agli occhi d'osso su un super direttore non mi sembra sia molto giusto, però. Quindi la sua paura è che? È che ci sia un mobbing. C'è un mobbing nascosto da questo direttore. Non vorrei che questa persona, se va bene va bene, ma se non va bene è un mobbing nascosto. Lei è o è mai stato dipendente di un'azienda? Per fortuna no. Quindi è stato un imprenditore autonomo? Libero professionista, sì. Felice? Felice. E sono contento di essere lo Stato, anche se purtroppo devo dire che lo Stato italiano ci sta massacrando. Di tasse, quello lo sappiamo. Faccio alcuni esempi: in Germania, dove io vado parecchio, si paga il 20% di tasse, in Romania si paga il 3% di tasse e potrei andare avanti ancora in Albania pure. E quelli tutti che scappano in Portogallo, cioè li abbiamo visti in televisione, dove là con 1000 euro vivono benissimo. Io sono... l'Italia, se non cambia, si sta distruggendo. Ci vorrebbe un consulente della felicità per i liberi imprenditori e i liberi professionisti. Un consulente della felicità per i liberi professionisti.